Ciao a tutti, io sono Andrea Santonastaso, sono un attore e un sacco di altre cose. Sono stato al PAF a fare uno spettacolo che si chiama Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, uno spettacolo di teatro, anche se il PAF non è un teatro. Ma lo spettacolo si intitola Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, ed ecco perché sono stato al PAF, perché ha a che fare coi fumetti, lo spettacolo che faccio, ma l'Andrea dello spettacolo non sono io, è Andrea Pazienza, forse il più grande, forse il più talentuoso, forse il più creativo, forse il più folle disegnatore di fumetti che abbiamo avuto in Italia, o uno dei più creativi, folli, così, bravi disegnatori. E io racconto la sua storia nel mio spettacolo. Lo faccio dicendo che mi chiamo Andrea e faccio fumetti perché la sua storia la racconto attraverso la mia, quella di Andrea Santonastaso. Mi chiamo come lui e ne ho approfittato per raccontare la storia di Paz. Poi in realtà durante lo spettacolo spiego bene perché le due storie si intrecciano, o meglio, si intrecciano in maniera così un po' azzardata da parte mia, che sono cresciuto e nato nella volontà di diventare come lui. E poi mi sono reso conto che diventare come lui è impossibile, forse neanche tanto giusto cercare di diventare qualcun altro. E l'ho scoperto però grazie a lui. Nel tentativo di diventare lui ho scoperto chi ero io, mettiamola così. E racconto questo. E chi sono io? Un sacco di roba sono. Come dovremmo essere tutti, credo. Uno che non si vergogna di quello che è, ma soprattutto che non si vergogna di quello che non è e che non sa. Sono una persona curiosa, tantissimo, lo sono sempre stato. Per questo adesso faccio l'attore, ma nella mia vita ho fatto il disegnatore di fumetti e prima ancora ho fatto lo studente di giurisprudenza, tanto che sono laureato in legge, quindi sono anche dottore in legge. Ho fatto lo studente di liceo scientifico, che c'entra poco con legge, e prima ancora ho fatto le elementari, le medie, disegnando come un matto. Ho fatto il calciatore perché mi piaceva giocare a calcio, ma non mi piaceva il mondo del calcio, però mi piaceva giocare. Solo che a calcio si gioca poco ormai, si fa più altro, quindi non mi piaceva. Ho fatto un sacco di cose. Cosa sono quindi? Non lo so, sono Andrea e faccio i fumetti e l'attore, eccetera, eccetera. Come racconto nello spettacolo Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, quando ero piccolo, avevo 10 anni, quindi non proprio piccolo piccolo, ho scoperto un disegnatore di fumetti che si chiamava Andrea Pazienza, ho scoperto la sua arte attraverso i suoi fumetti. Ero un po' piccolo per leggere i fumetti di Pazzi, infatti non sono stato in grado di capirli subito, però attraverso i suoi fumetti ho capito che mi piaceva il modo in cui lui disegnava tutto. Lui lo disegnava in maniera realistica e meno, e questa cosa mi affascinava tantissimo. E a 10 anni ho deciso, come si fa spesso a 10 anni, che non avrei fatto l'astronauta o il calciatore, ma avrei fatto il disegnatore dei fumetti. L'ho deciso, ma ero proprio convinto. Tanto che poi, negli anni seguenti, crescendo, scuole medie, liceo, ho studiato, sì, come tutti, le scuole medie, il liceo scientifico, ma intanto disegnavo, sempre, dalla mattina alla sera. Volevo fare il fumettaro a tutti i costi, fumettista, fumettaro, chiamatelo come vi pare, volevo fare quello. Nel frattempo però facevo altro, scoprivo che mi piaceva anche giocare a calcio, scoprivo che mi piaceva anche il mestiere di mio papà che faceva l'attore, e mi piaceva quello che faceva mio padre, lo guardavo, lo vedevo recitare, pensavo bello anche quello, ma niente, io comunque ero convinto, l'avevo deciso a 10 anni, non potevo cambiare idea, pensavo dentro di me. Devo fare quello. Poi tutti si aspettavano che facessi quello dopo un po', perché avevo detto a tutti che facevo il disegnatore di fumetti, quindi tutti si aspettavano che lo sarei diventato. Poi però nel corso della vita, John Lennon diceva, la vita è quello che ci capita come quando stiamo facendo tutt'altro. E secondo me questa cosa è proprio sacrosanta, verissima. È vero, perché mentre io volevo fare il disegnatore di fumetti, scoprivo altre cose, perché sono una persona curiosa, e quindi cercavo di indagare
tutto, indagare soprattutto se ero capace di fare tutto possibile, però mi piaceva l'idea di provare a fare delle cose. Così, facendo il disegnatore di fumetti, ho scoperto che per hobby potevo fare l'attore, mi sono iscritto a una scuola di teatro e mi piaceva anche quello, come la facevo. Nel frattempo studiavo giurisprudenza all'università, perché qualcuno mi aveva detto, forse sbagliando, che se facevi lo studente di università a giurisprudenza eri molto più affidabile, che nella tua vita saresti stato molto più tranquillo, avresti guadagnato meglio, avresti potuto mantenere meglio una famiglia, avresti avuto più certezze. In realtà, quando fai qualcosa che non ti appartiene, le certezze crollano tutte, perché ti guardi allo specchio tutte le mattine e vedi un'altra persona, e quindi più incertezza di quello. Hai voglia a dire sì, poi hai il portafoglio con un pochino più di soldini dentro, ma se quella persona che ha i soldini dentro, vista allo specchio, non sei tu, quei soldini ne servono a poco, anzi. Quindi in realtà continuavo a studiare, ma pensavo dentro di me, io sono altro, devo fare altro. Poi, siccome sono curioso, tutto quello che faccio cerco di farlo bene, o almeno capire come va fatto, perché mi piace soprattutto capire, scoprire quello che non so fare, più di quello che so fare. Credo che sia una cosa fighissima quando si accetta questa cosa, si accetta l'idea che si migliora quando si scoprono le cose che non si sanno fare. Non per imparare per forza a farle, ma solo perché non le sai fare, allora così ti documenti, cerchi di scoprire se le puoi fare. Man mano che andava avanti il tempo, io l'arte del fumetto la abbandonavo, finivo per abbandonarla. Nello spettacolo Mi chiamo Andrea, faccio fumetti, lo spiego bene poi perché la abbandonavo. Vedevo persone che li facevano molto meglio di me e pensavo di non essere capace. Pensavo lo fanno tutti meglio, in realtà forse applicandomi avrei potuto farli da subito meglio, ma così vedevo tante persone che le facevano meglio e nel frattempo facevo l'attore e quello invece lo riuscivo a fare bene. Allora ho deciso di seguire quella vocazione lì, perché di vocazioni stiamo parlando. Quando senti dentro di te che qualcosa la sai fare o qualcuno ti chiama, una vocina tutti i giorni ti dice fai quello. Ho fatto l'attore per un bel po', poi però nella mia vita di attore, arrivato a una certa età, che sono 53 anni, mi sono detto ma perché non racconto di come sono arrivato a fare l'attore attraverso i fumetti e come lo faccio? Attraverso colui per il quale ho cominciato a fare i fumetti. E chi è? Andrea Pazienza. E allora ho deciso come attore di raccontare la vita di Paz. Però, siccome il disegno di fatto poi non l'ho mai abbandonato, perché sempre di vocazioni parliamo, e quella vocina, anche mentre recitavo, che mi diceva invece disegna, 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 continuava e continua imperterrita tutti i giorni. Davanti allo specchio la mattina vedevo l'attore e ero io. Ma dietro c'era il disegnatore e anche quello ero io. Da un'altra parte poi c'era un marito, anche quello ero io. Poi c'era un papà, anche quello ero io. Ho capito che non basta guardarne uno solo davanti allo specchio, bisogna guardarli tutti e ascoltarli tutti. E così mi sono ritrovato a raccontare la storia di Paz disegnandola. Questo faccio e ho fatto e continuerò a fare in scena. Raccontare Pazienza attraverso me stesso e cercando indegnamente di disegnarlo. Però disegnando ho riscoperto che so fare i disegni. E allora quella vocina, quello che davanti allo specchio stava dietro, quello che disegnava, un bel giorno me lo sono ritrovato di fianco. E capita delle mattine che mi sveglio e me lo trovo davanti. E allora è lui che comanda. E allora delle mattine è quello lì che comanda e io disegno. E i giorni disegno. Sono un disegnatore. Poi magari la mattina dopo mi sveglio e di nuovo davanti c'è quello invece che fa l'attore e quel giorno sono un attore. Poi c'è una mattina, quelle sono tantissime da 10 anni a questa parte, in cui mi sveglio e davanti c'è il papà di mio figlio, Pietro. E lì quel giorno sono un papà, un bravo papà, non so se bravo o non bravo, sicuramente un papà che ci crede tantissimo a fare il papà. Questo è. Consiglio una lettura di Paz ai ragazzi e le ragazze che fanno il liceo, una innanzitutto, in realtà le consiglierei tutte, ma una, partiamo da una, Zanardi. Zanardi, ragazzi e ragazze, è la parte di voi più cattiva
violenta, proibita, quella parte lì, che di solito uno tiene nascosta, però vista su un fumetto è un modo fantastico di scoprire quanto quella parte lì sia divertente, fighissima da leggere, eccetera, ma in prospettiva futura anche un po' stupida. Zanardi è un fumetto meraviglioso, scritto nella vostra lingua quando io ero come voi, cioè nel senso scritto in una lingua che i grandi non parlavano, negli anni 70 e 80 quando Paz disegnava Zanardi. I giovani come voi parlavano in un modo che i grandi non conoscevano. Adesso voi fate lo stesso con quelli che sono come me. Io adesso sono tra i grandi, vi ascolto parlare e non capisco. Paz invece lo sapeva fare e lo sapeva disegnare e scrivere. E la forza di Zanardi è quella, che è scritto con la vostra, nella vostra lingua, o meglio, nella vostra lingua o di quelli che erano giovani come voi. Per le cose che fa, per le cose che pensa, per le cose che dice. È divertentissimo, fantastico e ci fa anche un po' pensare. Insieme a questo vi consiglio un altro fumetto straordinario di Paz. Sono delle vignette di un personaggio di fumetti che si chiama Pert ed è uno dei presidenti della Repubblica Italiana, lo è stato negli anni 80, Sandro Pertini. Paz lo fece diventare un personaggio di fumetti e Pertini è stato forse il più grande presidente della Repubblica che abbiamo avuto, ma soprattutto un esempio straordinario di uomo, un supereroe. Paz ne ha fatto un supereroe che di poteri straordinari, di superpoteri, non ne aveva, o meglio, li aveva nel suo essere un essere umano normale, che non si arrendeva mai, che combatteva per sé e per gli altri tutte le battaglie per essere più giusti, uguali, liberi, soprattutto uguali, voleva che fossimo tutti uguali, in questo secondo me era magico, fantastico. Paz lo capì e ne fece un eroe da fumetti. Pert è il secondo libro di Paz che vi consiglio, Pertini o Pert. È stato un piacere vero parlare con voi, raccontarvi chi sono, anche se in realtà spero che raccontare chi sono io serva a voi a capire chi siete voi, perché la cosa principale è quella, cioè chi sono io sì, non è così importante, il più importante è che sono uno che come voi all'inizio non sapeva da che parte guardare e poi pian piano ha scoperto che la figata è proprio lì, che tutte le parti che pensate che siano inutili sono utili, bisogna guardare da tutte le parti, non c'è una direzione sola, prendetele tutti.